Ciao a tutti e benvenuti in un mio nuovo video. In questo video vi mostro il calendario dell'avvento del DM e del marchio Trendy Tap, che è un marchio interno del DM di Makeup. Tra le schede giù nell'info box vi lascio il video dello spacchettamento del calendario dell'avvento di Alverde per chi fosse interessato e inoltre vi ricordo che fino al 10 di gennaio nel mio canale è aperto un giveaway e vi lascio linkato anche quel video. Ma adesso passiamo al calendario. Il gatto si è seduto sopra il calendario. Alzati, 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 alzati. Allora, io ho, come al solito, aperto le prime 15 caselline perché oggi è il 15 di dicembre, quindi le ho aperte fino al 15. E poi ho deciso di fare il video, quindi di aprirlo tutto. Però partiamo, ho delle pinzette per togliere le cose da dentro le caselline perché sono incastrate molto bene e nella casellina numero 1 abbiamo uno smalto metallico carino, tra l'altro è il numero 010 e questo qua è un colore molto natalizio, molto molto carino. Non so se fare poi un giveaway nel mio profilo Instagram, seguitemi anche lì perché molto probabilmente aprirò un altro giveaway nel mio profilo Instagram e credo che farò un premio solo make up. Poi il numero 2 mi è piaciuto un sacco, molto molto bello, se riesco a tirarlo fuori. Nel numero 2 c'è un ombretto, questo qua, che ha il numero 020 ed è un ombretto bellissimo, a parte la consistenza che è tipo burrosa, è molto scrivente, molto molto bello, mi piace molto, mi piace il colore e mi piace anche la texture di questo ombretto. Casellina numero 3, eccolo qua, c'è un ultra matte lip cream. I colori di questo calendario dell'avvento cambiano, io ho trovato il numero 020, non lo apro perché a vederlo così il colore è un po' troppo rosato per me, quindi lo metterò da parte per un giveaway e magari lo regalo a voi o a qualche amica, ora vedo un po'. Poi casellina numero 4, nel numero 4 abbiamo questi qua che sono divisori per le dita per quando si va a mettere lo smalto. Non lo vedo una cosa così brutta, alla fine ci sono un po' di smalti in questo calendario dell'avvento, quindi come accessorio secondo me ci può stare, può piacere o non può piacere, però secondo me ci sta, ecco, sicuramente sempre meglio del cartoncino del calendario dell'avvento di Alverde, ecco. Poi, casellina numero 5, abbiamo anche questo molto carino, un Velvet Sans Lip Pen nella colorazione 010. Questo è molto bello, mi piace anche il colore, ha una buona profumazione, molto molto carino per le labbra. Nella numero 6 abbiamo un mascara numero 1, eccolo qua, molto utile mascara, non lo apro perché ne ho un po' di mascara da aprire. Casellina numero 7, abbiamo una cosa molto interessante che è questa boccettina di vetro super strong, praticamente è un siero riparatore per le unghie rinforzante, top coat, e poi è scritto tutto in tedesco, comunque molto molto interessante. Nella casellina numero 8 abbiamo un prodotto che non so se mi può andare bene e che secondo me è un po' un azzardo mettere nel calendario dell'avvento, e sarebbe questo qua nella colorazione 020 che è una matita per le sopracciglia. È un po' rischioso perché insomma il colore non va bene per tutti, io credo che questo per me sia troppo chiaro, è un marrone. Casellina numero 9, abbiamo un altro prodotto che a me è toccato in una colorazione che secondo me non sta bene, infatti non aprirò e casomai lo darò in un giveaway o a qualche mia amica, ed è questo qua, la matita per le labbra nella colorazione 031, è troppo rosata per me e quindi niente, non la sto neanche a swatchare, l'ho guardata da qua ma non l'ho swatchata in modo che poi possa regalarla perché il colore non mi sta bene.
bene. All'altro, scusatemi se sono struccata in tenuta casalinga, ma devo studiare tantissimo, quindi in questi giorni non sto praticamente uscendo e non avevo voglia di prepararmi per il video, sinceramente. Comunque, nella casellina numero 10, che non trovo più, eccolo, c'è uno smalto che è bellissimo. Io l'ho provato prima su un'unghia che poi me la sono anche intaccata. Comunque, un bellissimo smalto, il 260. Tra l'altro si asciuga subitissimo. Bisogna fare però due passate, perché la prima passata non è un bel colore piano, la seconda sì, però un colore stupendo, mi piace un sacco. Casellina invece numero 11, abbiamo un altro prodotto che è molto molto bello. A vederlo dal tappo sembrava una colorazione blu normalissimo ed è un metallic cajal, in realtà è un blu nero bellissimo, molto molto intenso e mi piace un sacco, quindi questo qua non vedo l'ora di utilizzarla, forse la metto stasera. Poi casellina numero 12. Dov'è? È impossibile vedere i numeri in questo calendario. Eccolo qua, altro prodotto che mi è piaciuto molto. E anche questo calendario dell'avvento io l'ho acquistato in super sconto, perché appunto ci sono gli sconti al DM fino ad oggi nella mia città. E nella casellina numero 12 c'è il Gloss Infusion Lipstick nella colorazione 050. Una bellissima, bellissima colorazione. È un prodotto un po' cremoso, però il colore mi piace un sacco, lo proverò e vedremo com'è. Casellina numero 13, c'è un altro accessorio sempre per le unghie. Io quando trovo questi accessori, è vero che non sono, uno si aspetta una sorpresa un po' più consistente, però io alla fine apprezzo anche questi accessori, intanto perché possono comunque essere utili e poi perché cioè, ho visto in alcuni calendari dell'avvento dove mettono dei buoni su degli acquisti, delle calamite, dei segnalibri, cose che non c'entrano assolutamente niente, almeno in questo calendario dell'avvento è inerente. E poi ad esempio avere una lima così piccolina da tenere in borsetta è sempre utile, quindi non male neanche questa casellina. La casellina numero 14, no, io poi farò un taglia e incolla, ma voi non avete idea di quanto tempo sto a cercare le caselline e io fino alla 15 le avevo già aperte, cioè nel senso non si vedono i numeri, io poi sono cieca. Nella 14 c'è un bellissimo rossetto che a me è capitato nella colorazione 070 ed è un matte di un rosso stupendo, proprio Natale, e sono molto molto contenta. A me piacciono un sacco i rossetti rossi e soprattutto matte, quindi sono molto felice. Casellina numero 15, abbiamo uno smalto, non è una colorazione che adoro, però non è neanche male, ed è la colorazione numero 291, eccolo qua, uno smaltino un pochino più piccolo, di un rosa un po' cangiante, però carino. E adesso passiamo alle caselline che ancora io non ho visto. Se state aprendo anche voi il calendario dell'avvento di Trendytap, ma siete delle brave persone e quindi aprite una casellina al giorno, da qui in poi non vi conviene vedere il video, perché altrimenti vi spoilerò che cosa c'è nelle altre caselline. Allora, casellina numero 16, è una casellina lunga, vediamo un po' che c'è dentro. Io non vi sto facendo vedere il calendario, ma perché è un problema altrimenti con l'inquadratura. Abbiamo un eyeliner waterproof nella colorazione 050, che sembra un grigio a vedere dal tappo, vediamo un po'. È un grigio. Che strano, non ho mai avuto un eyeliner grigio, proveremo. Interessante però come colore. Poi, casellina numero 17. Nella casellina numero 17, questa è un po' cicciottellina, che cos'è? Un altro prodotto per le labbra, mi piacciono un sacco i prodotti per le labbra, però cavolo, questi sono tutti sul rosa. Abbiamo questo qua che è un soft color butter pen, quindi una specie di burro per le labbra colorato, numero 010, questo. Non so se provarlo o no, non so se regalarlo oppure no, quindi per il momento non lo apro e ci penso un attimo. Comunque dai, carino. Casellina 18, sembrerebbe uno smalto, infatti è uno smalto. Allora, ecco qua. Oh, che colore strano, è il numero 020. Che strano questo colore, è tipo un... Devo provarlo su un'unghia, è tipo un rosso arancione, però con dei brillantini all'interno. Strano, molto bello però come colore.
Numero 19. Nella numero 19 è una cosa un po' lunga. Che cos'è? Vediamo un po'. Bello questo, non so cos'è, ma il pack mi piace. Tra l'altro ho spappolato tutto il calendario. Cos'è? Lash Foundation. È una base per il mascara, credo. Carino, molto molto carino. Vediamo un attimo che c'è qui dietro nella numero 19. Nel color, occhi. Ah no, ci sono solamente gli ingredienti qua dietro, va bene. Quindi, numero 20, ci stiamo avvicinando alla fine del calendario. Nella numero 20 sembrerebbe un rossetto dalla forma. No, un altro smalto, questo qua è un nude. Carino però, allora, è il numero 030, a vederlo così sembra smorto. In realtà è pieno di micro perlescenze, molto carino anche questo, mi piace. Poi numero 21, che cos'è? Un altro smalto, anche questo un bel colore, è il numero 040, è un po' simile a questo però, cioè praticamente sono uguali. No, voglio vedere la differenza perché due smalti del solito colore. Allora, sì, vabbè, allora diciamo che una donna può trovarci la differenza se si mette lì e fissa tantissimo, intensamente lo smalto. Un uomo, ad esempio, non vedrebbe assolutamente la differenza. Secondo me potevano mettere un colore diverso. Comunque, numero 22. Casomai uno dei due lo metto in un giveaway per voi. Numero 22, abbiamo un top coat Ultimate Long Lasting, molto utile anche questo nella boccettina di vetro. Nella casellina numero 23 dovrebbero fare i calendari dell'avvento fino al 25, comunque. Allora, nella numero 23 abbiamo un rossetto Shine, il numero 265. Bello questo, molto molto bello. Bello, mi piace. Profumazione buonissima, tra l'altro. Rossetti nuovi. E infine, ultima casellina, la numero 24. Boccettina di vetro. Nail polish. Che cavolo è? Allora, il colore è stupendo, veramente bellissimo. Non riesce a aprirla. Che cos'è? Un altro smalto nella boccettina di vetro. Tra l'altro il colore è stupendo, mi piace un sacco. Bello questo, molto natalizio. Ok, quindi questo era il calendario dell'avvento Trendy Tap. Devo essere sincera, quando l'avevo visto all'apertura del DM non l'avevo preso perché mi sembrava un po' tipo i trucchi da ragazzina, tipo quelli di Shoè, ecco, per intenderci. Poi ho visto degli spacchettamenti di questo calendario su YouTube e sono rimasta così, ho detto no vabbè, ma in realtà i prodotti non sembrano male. Sono andata poi allo stand Trendy Tap a vedere un pochino le cosine e devo dire che non erano così malvagie, quindi era rimasto ancora questo calendario dell'avvento e ho voluto prenderlo. Devo dire la verità, non è male, veramente un bel calendario dell'avvento. Io sono stata un pochino sfortunata perché ho trovato tre prodotti sul rosato per le labbra che non mi stanno molto bene, però ho visto negli altri video rossetti rossi, insomma ho visto dei bei colori, quindi però quello, sai, le colorazioni magari a qualcuno non gli sta bene il rosso, sono cose veramente molto personali e soggettive, comunque secondo me è un bel calendario dell'avvento. Il prezzo pieno è di 27 euro, se non sbaglio. Io l'ho pagato molto meno perché era scontato, in più c'era un ulteriore sconto del 20%, quindi per quello che l'ho pagato io sono più che contenta. Molto molto carino. Sicuramente metterò qualcosa in palio per il giveaway su Instagram. Quello su YouTube ormai è già aperto, quindi però potete partecipare a tutti e due i giveaway. Se il video vi è piaciuto lasciate un like, scrivetemi se vi è piaciuto il calendario dell'avvento o se avete comprato qualche calendario dell'avvento. Io vi saluto e ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao!